La mia videocamera. Ah, aspetta, perché devo far così. Giustamente. Comparsa. Salve. Salve. Allora. Region 2. Vai, andiamo in region 2, quella che mi viene raccomandata. Allora, vi alzo il volume, è già al massimo. Ok. Riusciate a sentirlo bene? No, non è uscito, ragazzi. No, no, ho un'anteprima. Allora, vediamo. Wow. Praticamente è uno spettacolo. Demon Hunter. Vabbè, partiamo dal barbaro. Mamma mia. Boh, raga, non so la qualità come la vedete, perché purtroppo i programmi di streaming sono sempre un po' così, ma graficamente è una bomba. Graficamente ciao, veramente cura, una bomba. Buone feste, buon fine anno a te famiglia. E grazie. Ovviamente a tutta la chat. Speriamo in un 2021 pieno di giochi belli. Spero, soprattutto speriamo. MMO. Puro love, puro love, puro love, puro love. Grazie Spider, bentornato, grazie per il 29esimo mese, grazie mille. È normale purtroppo, raga, che scatti, perché i programmi di streaming per telefono fanno sempre un po' cacca. Anche l'altra volta quando ho streamato Wild Rift un po' mi laggava, ma sono i programmi di cattura del telefono che danno sempre problemi. Grazie Spider. Mamma mia, che gnocca la Barbara, bellissima. Che bella la Barbara. Wizard. Scherza niente neanche la maga, eh. Scherza niente neanche lei. Come gli alert non si vedono? Non avete visto gli alert? È il mago invece. Poi abbiamo il Demon Hunter. E la Demon Hunter. Oh, sempre la mia classe preferita, il Demon Hunter. Guardala lì che gnocca. Mamma mia, Ranger for the win. E poi abbiamo il Monk. La Monk. Wow. Graficamente, raga, hanno fatto un lavoro pazzesco. Il Monk. Vabbè, raga, io sono Demon Hunter dipendente, quindi sorry, but... comunque, in bocca al lupo anche a te, Spider. Spero che la tua famiglia se la stia passando bene quest'anno. Sì, le classi sono queste. Allora, la personalizzazione. Per il momento non c'è molta personalizzazione, perché questo è un alfa, appunto. È solamente l'alfa, non è il gioco uscito. Guardate che non vorrei che magari vengano fuori. Sono fuori dati, sì. Sì, ma non credo. Ok, no. Fa semplicemente mettere il nome. E via, create. È l'alfa. This is it. The dock for Wortham. That whole village is gone to hell. You sure I can't take you someplace else? Ovviamente poi sarà anche in italiano quando gone uscirà, hell, eh. E anche il barbaro. I'm in the right place then. Aye. Follow the road and be on your guard. Unfortunate things happen to travelers in that forest. Oggi fra Diablo e Demon Souls proprio atmosfere super dark. Thank you. But I am a hunter, not prey. Oh, che bello, mi piace che abbiano messo i dialoghi come una volta. Forse se mi sposto in alto è meglio. Mi metto qua su. Ecco. Mi metto qui. Così riuscite a vedere bene tutti i dialoghi. Ah, ecco, niente, mi sono messa sopra la vita del personaggio. C'è un punto dove non do fastidio. Fammi capire. Allora, sei qua. Qui probabilmente. Dio, sto cavo lo potrei anche staccare, vabbè. Ma non serve a niente. Ma più che altro perché se no non riesco a tenere bene il telefono in mano col cavo attaccato.
Dove devo andare? Ah, di qua. Vai. Act transpired here. Ah, vedi, adesso mi apre la via. What fate has befallen Wortham? Ok, vabbè, ti spiega, quando finisci la vita sei morto. Still recharging. Bella l'abilità, quella che sarebbe col click destro. Sì, Diablo Immortal, ragazzi, è mobile. Fatto mobile. No, dall'altra parte. Girati. Ti fidi di me? Ah, ok. È perché sta facendo il tutorial. Raph, grazie per il regalo ad Arlix. Ben arrivato o ben arrivata, Arlix? Divinity Original Sin 2 è bellissimo. È stupendo quel gioco. Vedrai. E dai, non sembra complicatissimo a livello di interfaccia, anzi. Still waiting. Mi sembra come quello PC più o meno. Oh, semplicemente con delle animazioni più belle e la grafica più bella. Io ho l'ansia per Diablo 4, non vedo l'ora Diablo 4. An outsider drawn where they do not belong. Yet you are to repeat. Wortham is dead. Chi è Gluttony? No, Putrid Desecrator, è semplicemente un demone casuale. That's still recharging. Certo che anch'io parto con Demon, che porca miseria è sempre una delle classi più difficili per partire. Perché porca miseria devi mirare qualsiasi cosa. Vabbè che anche col mago, però. Mago solitamente alle barriere. E anche il level up è molto simile, molto simile. Comunque come lo vedete, a me va fluidissimo. Cioè, non so come lo stiate vedendo voi streaming, spero che non stia laggando, perché appunto se lagga è il programma di acquisizione. A me va stanando proprio... È di una fluidità incredibile. Probabilmente i movimenti lo vedete meglio dal mio telefono. Voi lo vedete scattoso? No, cioè guarda. È di una fluidità che fa spavento. Probabilmente se ve lo faccio vedere così si vede meglio che dall'acquisizione, perché l'acquisizione purtroppo un pochino lagga. Beh, a me va proprio una roba devastantemente liscia. Sì, no, infatti ho un ottimo cellulare. Però sai, a volte se i giochi sono ottimizzati male, anche se hai un buon cellulare, laggano lo stesso, A me va liscissimo. Vi facevo vedere da qua perché magari dall'acquisizione scatta per quello. They were once my friends, my neighbors. My neighbors. Gods, if you hadn't arrived, thank you. It was nothing. Tell me, is this the town of Wortham? Yes. You should hurry inside where it's safer. At the old town's rallying at the old chapel. Head there and someone will sort you out. E vediamo l'inventario. Vediamo l'arma. Vai. New weapon. Graficamente mi piace da matti. Veramente un lavorone. Questa è Wortham. Non è Tristram. Advance the story to unlock. Va bene. Ci parliamo con il capo della città. What of the missing townsfolk? Ah, è sempre Deckard Cane. È sempre Deckard Cane. No, non è una collaborazione, in che senso? Ciao, Legge. Grazie per il quinto mese, bentornato. Grazie mille, Legge.
Grazie, grazie, grazie. Loot boxes? Oddio, non credo, dai. Speriamo di no. Credo sia un prequel, sì, perché siamo a Wartham e c'è Deckard Cain, quindi... Ah, hello, friend. You've arrived at quite a difficult time. Raga, sarà un pre. Recently came under attack, and the townsfolk are ill at ease. Is there anything I can do to help? I received word that the mayor was looking for aid, but I can't say I expected to encounter. Ah, sì, vi dice Muschio che è ambientato tra il secondo e il terzo. Sì, allora vedi, sì, si svolge un pochino prima. Indeed, and unfortunately the mayor is no longer among the living. As you have seen, dark forces have beset this village and the people here. Sai che non me la ricordavo quella lì, Mark. Capitolo di collegamento tra il secondo e il terzo. From what I've gleaned, most of the missing townsfolk were taken to the west. Vedremo come la gestiranno. Dai, non facciamoci la testa in anticipo, raga. The town's guards can make the journey. Non è così detto. But you, my friend, you have just the strength we need. If postazioni per la camera, tipo? Us, cosa cercavi? That cavern and defeat the evil. Non è vero, ragazzi, ma non fasciatevi la testa in anticipo. È della Blizzard. The hunt continues. È troppo dinamica? La telecamera? Ok. Non sono sicura di aver capito cosa vuoi che io cerchi, però adesso vado a vedere se vuoi. Rain of Vengeance. Andrea Bachi, grazie per la sub. Ben arrivato, Andrea, benvenuto. Grazie mille, grazie per il supporto, buone feste. Assolutamente sì, la Blizzard ha molto di cui farsi perdonare, sono pienamente d'accordo. Però io non mi fascerei la testa così in anticipo. E poi alle loot box e caccate varie, raga, ci si mette in 2 secondi a lanciarlo. Per il momento sembra carino, vedremo. Vai. Ah no, dobbiamo ancora da... Ah, find the village, the village. Là di qua. No. Donna, i posti sono bellissimi. Within our hearts exists an ember of light. Zacharum feeds it. Aumentare il campo visivo. Protects it. Through faith and obedience alone can one's inner light repel the darkness. È stata capace di mettere uno shop in un gioco ad abbonamento? Ma parli dello shop dei pet e di quella roba e delle mount su World of Warcraft? Raga, ma veramente, cioè vi dà fastidio lo shop di World of Warcraft? Oh, sarà che io sono abituata ai giochi free to play che veramente ti propongono il peggio dello schifo? Nello shop, ma per me sinceramente il modello che propone Blizzard è oro. Cioè, seriamente vi dà fastidio lo shop di World of Warcraft? Ci sono tipo 3 pet in croce e 4 mount in croce, hanno, cioè le mount più belle le drop in game. No, a me non, cioè quel tipo di shop lì sinceramente non mi dà fastidio. Sarà che appunto sono abituata ad altri tipi di shop su molti giochi free to play che veramente li devi lanciare dalla finestra. No, comunque non vedo altri tipi di controllo telecamera. Oh, considera che comunque è un alfa, magari poi li metteranno più avanti. Al momento non... Le mount dello shop sono anche brutte. Ma infatti, oh raga, cioè lo shop di World of Warcraft penso veramente sia la cosa meno invasiva che io abbia mai visto. Io sì, gioco anche a World of Warcraft. Se pago un abbonamento mensile, i contenuti li voglio tutti senza ulteriori costi. Vabbè, ma allora Final Fantasy XIV, che il 90% dei content belli te li dà a pagamento,
Vedi che sono tutti così gli MMORPG. E anzi, ti dico, lo shop di World of Warcraft, fidati che non è niente. Vatti a vedere quello di Final Fantasy XIV, che nonostante sia uno dei miei MMO preferiti, se non il mio preferito al momento, ha uno shop molto più invasivo di quello di World of Warcraft. E poi invasivo, cioè si parla di skin. Uno skin, cioè non è roba che ti serve in game. You're an adventurer. A me quel tipo di shop lì non dà nessun fastidio. L'importante è che non sia pay to win, ecco. A me gli shop che danno fastidio sono quelli di Black Desert, quelli di Tera, quelli di Ion. Quelli sono shop che danno fastidio. That vigilance is what's keeping these people safe. Your efforts are not in vain, friend. Still, it's been hard not seeing my son. If you get the chance, could you tell Victor, the boy at the crossroads, that his father misses him? Ma io sono d'accordissimo con te, Liun-chan. Cioè, anch'io vorrei poter ottenere tutto in game. Quello che ti sto semplicemente dicendo io non è un giustificare chi mette gli shop nei giochi. Anche secondo me non dovrebbero esistere gli shop nei giochi che hanno abbonamento. Sono pienissimamente d'accordo. Quello che ti sto dicendo è semplicemente che io la polemica la creerei più che altro per altri tipi di shop. Poi sì, sono d'accordo che anch'io vorrei avere tutto, visto che pago un abbonamento. Però non è uno shop invasivo, ecco. Non è una cosa che dici, guarda, non riesco a giocare perché c'è World of Warcraft allo shop. Alla fine sono tipo due pet, tre mount, cioè proprio robettina. I certainly can. Ma una volta era diverso, anch'io ho giocato 10 anni a Lineage 2 e non c'era lo shop, l'hanno messo dopo. È una cosa purtroppo che hanno portato gli ultimi MMO, perché la gente ha iniziato a vedere che un sacco di persone shoppavano e erano favorevoli a questo tipo di sistema, e quindi piano piano è stato adottato un po' da tutti. Però lo shop di World of Warcraft ti assicuro che è veramente il meno invasivo nel mondo degli MMO. Veramente, io gli MMORPG li ho giocati tutti. Oddio, non tutti, ma veramente quasi tutti. E ti assicuro che lo shop di World of Warcraft è la cosa meno invasiva che io abbia mai visto. Shop di Zara. Sì, sono d'accordo con te, che non ci dovrebbe proprio essere in determinati giochi. Purtroppo è un modello che ormai è stato portato e la gente lo ama, perché la gente adora le loot box. E purtroppo così è. Può far poco. Che cavolo è sto Vile Refuge? Ma devo andare dall'altra parte, devo seguire le impronte. Siamo le impronte. Vedremo come gestiranno questo qui. Curiosa anch'io. Magari se miro dalla parte giusta. Comunque non c'è un auto-aim, eh. Vi confermo che non c'è un auto-aim per chi chiedeva prima. Bisogna mirare, altrimenti spari dalla parte sbagliata. Abbiamo un set e io sto morendo mentre mi equipaggio roba, aiuto. I need more time. Volendo posso anche sparare dall'altra parte. Vedete? Volendo posso anche sparare di là. Non c'è, cioè se io voglio sparare su, spara anche a caso. Sembra esserci un soft auto aim, nel senso che una volta che selezioni la skill e sei posizionato dalla parte giusta, allora, cioè vediamo, provo a tirare una skill dall'altra parte. No, lui mi gira comunque però di là. Ah, quindi per alcune skill... No, mi gira comunque. Ok, no, scusate. No, c'è l'auto-aim. C'è. C'è. Evidentemente ero molto lontana dai mob prima, per quello che non me lo stava dando e mi faceva girare come volevo io. Forse si può selezionare. Quel di Monaster è sempre la cosa più figa. Dio, bisogna provare anche Mage. Curiosa di vedere le animazioni del mago. Dopo proviamo, anche solo per vedere i giochi di luce. Mi incuriosisce. Vedere come l'hanno settato. Not ready yet. Thank you.
Vai, vediamo se riesco a equipaggiarmi. 120. Vale, vai. Still waiting. Portello. That's still recharging. Certo che potevo anche provarla una classe nuova, io sono sempre dimonante. Sono anni che gioco solo il dimonante. No, che poi non è vero. Ho giocato praticamente, alla fine li ho giocati tutti. E in ogni espansione ne sceglievo uno diverso. Poi mi rifacevo sempre il dimonante. Still recharging. You, friend, get us out of here, please. Another sacrifice arrived. L'esperienza migliore è stata col barbaro Jumping Bunny. Mamma mia, c'era stato un periodo in Diablo 3 che c'era una season dove c'era il diablo, il barbaro che aveva una build rottissima. Praticamente si chiamava Jumping Bunny. Saltava e ogni volta che faceva un salto distruggeva tutto quello che era intorno a lui. Era veramente bravo. Sono anche le botte in alto, però per evitare di usarle. Still waiting. Questo è still recharging. Cazzo, continua a sammonare roba. Morto. Tu 6.000 livelli, insomma. Mattia Carrieri, grazie mille per la sub, Mattia, ben arrivato, grazie Mattia, grazie. Sì, era quella Keria, il Jumping Bunny, era fortissimo. Sì, l'avevano dovuto nerfare perché era troppo forte. No, il Cantagallo sì, Prak, no, erano le emote quelle di Natale che non potevo usare, infatti volevo fare delle emote natalizie io, però ha poco senso adesso che comunque... Natale è passato. A sto punto rimetto questi vecchi. Runeterra, sì. La Riot ha sempre un buon modello. Al free to play, però dove lo shop non è mai invasivo. Yes, I think so. Wait. One of the others had a portal scroll, but we couldn't reach it. There it is. Come. Abbiamo salvato il blacksmith, ora possiamo craftare roba e spaccare roba. No, vabbè, cioè sì, lo sono, Prak, ma se è una roba di 1-2 secondi è perché quelli di Natale giravano un po', cioè suonavano un po' più di tempo. Vabbè, la mia... Ho le spalline. Un nuovo. Siamo tuo set. Oh, guarda, bellissima, che bella. Ah, il set è una figata. The Portal. You know, I didn't thank you properly, friend. I'm Corin, the village's blacksmith. If you need to improve your armor or weapons, please see me. Vabbè, mi sembra fa il Savage Hall. Savage. Che bello che c'è il Savage Hall da subito. Oh, il Savage Hall lo dovevi sbloccare nel 3. Look, that adventure has returned. How is it possible this is finally over? Ira. Ah. It is good to see you've returned safely. What happened in the cave? Cyberpunk sulle console nuove e su PC sì, assolutamente. Sulle vecchie solo finché, cioè devi aspettare che facciano uscire il fix, perché stanno facendo uscire un fix. Sì, Doc, e non sembra neanche niente male. You're right. Dark forces have indeed set their eyes upon Wortham. The cultist's leader mentioned a Lord of Damnation.
Said he was seeking some prize. Things are far worse than I imagined. The forces of hell are seeking a shard of the World Stone, an artifact with Bello the power to create entire realities. Esatto. Anch'io un cuoricino per Deckard. Ciao Simo. Sì, io l'anteprima. If the demons were to obtain it, the results would be catastrophic. We cannot. Sì, solitamente la Blizzard quando ci sono ste cosine me le sblocca prima, dato che sono stra appassionata. Mi viziano. No, non ho ancora droppato Albedo. Però ho droppato Bennett ieri notte. Mi è uscito Bennett. Ah no, c'eravate anche voi quando ho droppato Bennett, sì. E stamattina ho droppato Keia dal banner normale. Un altro Keia, cioè Keia C4. Disagio. No, C3, scusami. Head through the western gate. Find the cultist's lair and end this threat once and for all. Our hope. Find the unseen lair. Vediamo un po'. Quanto mi manca la capriola per andare avanti veloce. Adventurer, we've opened the western gate for you. Show those cultists no mercy. Non ti preoccupare. Saranno mercy. È grosso. No. Avevo cercato di eliminare tutti gli altri proprio perché volevo tirare il freccione al Trent, invece. Vengeance will be mine. Fighe le animazioni. Cintura. Ah, intanto c'è un corpetto migliore. Vai. Mettiamo anche la cintura. Praticamente sta tra il 2 e il 3. Guarda, la sensazione è, a giocarlo è il 3 con grafica migliore. È il 3 praticamente con grafiche e animazioni più belle. Almeno la sensazione che mi dà è questa, giocando. Cavoli, se hanno fatto un lavoro così su mobile, non oso immaginare cosa potrà essere veramente il quarto di Diablo. Beh, che già, cioè, qualcosina già ci hanno fatto vedere e porca miseria, sembra uno spettacolo. Your time has come. Kaita con gioia. Yeeey! Il primo in common! E questa? Tash? Tash. Oh, spalline in common. Che bello quando inizi a vedere la roba blu. Piano piano. No, non è uscito. No, è una... è l'alfa questa. Sto testando l'alfa. Da alfa tester. Ogni tanto magari ve lo porto così vi faccio vedere a che punto sono arrivati con i progressi, visto che appunto ho accesso all'alfa e la posso streamare. Mantello? Hanno messo i mantelli? C'erano gli stendardi prima. Blue Sunshine! Grazie mille per il sesto mese di resub, Blue Sunshine! No! Morendo. Pozza. No, mi sono pozzata, mi stavo rifullando con la vita. Buone feste, Blue Sunshine, grazie mille per il supporto. Grazie. Hello Sunshine. Si va già?
Ah, belli questi pantaloni rossi che non ci azzeccano una fava. Mi piace Wasteland 2 e 3? Oddio, Wasteland non li ho giocati. Non li ho giocati nel 2 e nel 3. L'hai preso su PS3, Diablo? Ah, io l'ho giocato un botto, Linonia, però su PC. L'ho giocato un pochino anche su PlayStation. Addirittura ce l'avevo anche su Switch, perché mi pare che la Blizzard me l'avesse mandato anche su Switch. Sì, l'ho provato anche su Switch, mi sembra, Diablo. Però l'ho giocato per tanti, tanti, tanti anni su PC. Lord Scarn, the Shard is ours, and the right is nearly finished. Yeah, new skill is available. The way will open. Strafe. Oh, bello lo strafe. Vai. Che comfort lo strafe, bellissimo per far la roba d'aria. Solo che sì, vabbè, ho già consumato praticamente tutto il focus. Dopo voglio dare un'occhiata alla classifica dei giochi che ho streamato di più in questi 8 anni. Voglio vedere se è cambiata. Sono curiosa di vedere com'è. Cara. Wasteland. La faccia piena a Corolili che si pente di non aver preso il barbarone. No, no, guarda, il Demon Hunter è sempre stata la mia main. Ho sempre giocato Demon Hunter, quindi ero curiosa di provarlo qui. Com'è giocarlo con il pad? Diablo, dici? Ma sai che non mi trovavo male. Ci sta. Preferisco mouse e tastiera, però ci sta anche col pad. Preziosa lucertolina. Vediamo, Timo. Per il momento sembra male. Not enough hatred. Che specifiche. Potenta. Oddio, le spec non le so. Più che altro perché essendo un'alfa penso che ancora le debbano aggiustare, eh. Non so se le spec sono già state scelte. Io ho un Note 20, quindi comunque un telefono proprio di ultima generazione, e a me va liscio come l'olio. Dico, non so come lo vedete voi in streaming, perché può essere che lo vediate laggoso, ma... Guarda, il modo migliore che ho per farvi capire quanto è fluido è fare questo. Non so se lo vedete quanto diavolo è fluido. Più serio, è una cosa devastante. Cioè, manco su PC vedo così tanti FPS. È liscissimo. Poi appunto per questo che ve lo faccio vedere direttamente dal telefono, perché da PC secondo me con quel problema che il programma di acquisizione non... Cioè, devo assolutamente trovare un programma di acquisizione per il telefono che sia in alta qualità. I programmi di acquisizione fanno sempre un po' pena. Ma vi dico che, cioè, è liscissimo. Veramente liscio. A shard of the world stone. Kane will know what to do with it. Allora, vediamo cosa ho droppato. Sacco di roba. Se la black cover è calda? Ah, per il momento è calda, ma non scotta. Cioè, qua sento calore, ma non scotta. No, allora, il livello è automatico, nel senso che tu a mano che fai exp, livelli. Poi ci sono gli skill tree, sì. Puoi decidere che cosa andare poi a scegliere. Ma allora, adesso sto usando Air Server. Il problema è che ho dei programmi che mi catturano in alta qualità, però poi non si sente l'audio. Quindi il problema è che oltre a catturare il video, voglio catturarvi anche l'audio, in modo che sentiate anche l'audio. Ciao Zacchi. Non è un'anteprima, ma un'alfa. Cioè, sono nell'alfa di Diablo. Quindi posso buttare l'occhio a quello a cui stanno lavorando.
I didn't think. Electron. Ah, allora, diciamo che comunque quello che ho visto finora mi piace abbastanza. Voglio buttare l'occhio ad un'altra classe. Voglio più che altro perché voglio vedere le animazioni. Ok, guarda che metteranno il Battle Pass. Challenge Rift Event, First Skill of the Day. Livelli Paragon. Qua abbiamo le skill. Che altro volevo capire? Volevo capire appunto se c'era uno shop. Mi sa che mettono il season. Forse lo fanno gratis con il season pass comprabile. Qui dice unlocks during the Ashwall Cemetery main questline. Ah, però aspetta. Ah, ma quindi me lo sblocca automaticamente quando vado avanti con la quest? No, allora aspettate. Volevo switchare un attimo il mago per vedere le skill del mago, però... Più che altro per vedere le animazioni. Però aspetta, vado avanti veloce, eh. Vado avanti un attimo veloce con la storia, tanto poi quando esce il gioco ce la rifacciamo tutta la storia, almeno. Io me la rifaccio di sicuro. No, i progressi non rimangono salvati, raga, un alfa. No, quando esce poi il gioco cancellano tutto. Where forgotten evils linger, yet must go without fear into the heart of the unknown. Che belle ste arti. This burden falls to us, a chance to fight the darkness, to ensure our home survival. For a new evil covets the world stone's power. Deve esserci un modo. Falls into hell's clutches. Our world will burn. Comunque deve esserci un modo per fare la cattura da telefono con il cavetto USB, che probabilmente è più fluida e dà meno problemi. Perché altrimenti così è normale che dia problemi, perché... purtroppo è tipo una cattura wireless. Aspetta, dovevo parlare con Lyra. Vai, vado veloce, raga, come vi dicevo. Voglio vedere un attimo se riesco a sbloccare il season pass, perché voglio vedere com'è. Ah, vedi? Quando a mano che completi le missioni ci sono i reward che ti vengono dati praticamente. Anche quando completi, mi sai... questo è il codex, sì, sono tipo gli achievements. Scusa lo topic, ma giovedì sera, che è l'ultimo giorno, ci sarà live. Dalla scheduta fino alle 19. Sì, facciamo... Sì, volevo fare Capodanno in live, ma Maponizzo mi ha dato della persona triste, quindi... C'è anche ragione. Mi fa, ma sul serio vuoi fare Capodanno in live? Ho detto, vabbè, festeggio con i ragazzi. Mi fa, io chi sono? Ho detto, c'hai ragione. Poverino. Oh, Relokin. Passo per un saluto prima di andare. Per un saluto prima di andare a scherma. Unica cosa che mi permette di uscire di casa. Kurolov. Buona scherma. Dai, divertiti. Grazie mille, Relokin. Grazie per gli 11 mesi. Buono sport. Sì, allora, no, domani faccio live, ma solo fino alle 4, perché poi c'è il pre-show di Intel. Eh sì, domani c'è una puntata super speciale. Domani pre-show di Intel. Lash. Ah, questa è la... Sì, la chest, la banca. Sì, sì. Faccio fino alle 4 e poi vado là. Cioè, un po' prima. Tre quarti e poi scappo. No, ma infatti Ponizu ha ragione. Infatti mi sono sentita una persona orribile quando me l'ha fatto notare. E ho detto, va bene, dai, allora metto la live solo fino alle 7. Perché a me piace star qua a giocare con voi, quindi con la scusa che siamo in quarantena, no? E che tipo qua è zona, cioè che comunque adesso è tutta zona rossa, adesso vabbè siamo di nuovo in arancione, però poi vabbè torna di nuovo rossa. Con la scusa sto in casa a giocare, capito? Quindi
Se qualcuno non me lo fa notare, io purtroppo tendo sempre a esagerare, perché poi mi chiudo, gioco troppo e non mi rendo conto che esiste anche un mondo esterno. Ho sempre bisogno di qualcuno che mi riporta alla realtà e mi rimette in riga. Vedi altro waifu material domani? Comunque siete un po' delle cacchettine, eh. Cioè, io giuro, io sono offesa per Giulia, perché... Oh, sono anni, Dahlia best waifu, Dahlia best waifu, e poi vi arriva un'altra waifu e subito vi dimenticate di Dahlia. Cioè, sappiatelo che io sono molto, molto offesa. Perché ho detto, oh, ma guarda te come cambiano subito bandiera istantaneamente. Cioè, siete proprio delle banderuole. Cioè, siete stati per anni a dire Dahlia best waifu e poi vi basta una nuova waifu per dimenticarvi totalmente della vostra Dahlia. Cioè... Kiran Wars waifu, assolutamente sì, io me li mangio tutti. O me li mangio o gli do fuoco. È il destino delle waifu. Allora meno male che non sono una waifu. Giuro, vi ho odiato, sappiatelo. Cioè, è stato proprio un... Porca miseria, non dovrebbero arrivarmi le notifiche. Perché mi arrivano le notifiche? Questo è grave, non dovrebbero arrivarmi le notifiche. Comunque, cioè, siete stati veramente anni a dire Dahlia best waifu, è bastato vedere una ragazza in una nuova one shot perché tutti si dimenticassero di Dahlia. Porca miseria, veramente, niente. Cos'è? Vabbè, dai, devo settare, perché se arrivano le notifiche non va bene, non dovrebbero arrivare. Dovrebbe esserci tipo il blocco. Come mai arrivano? Che io ho messo... Aspetta. No! Mi attaccano i lupi mentre guardo le notifiche. Chiuditi tutto. Cosa? Chiudi. Ma io sono in modalità offline? Capisco, sono in modalità offline, però mi arrivano le notifiche. Ciao Sara, comunque per fare il mirroring con il telefono puoi usare il programma Adex di Samsung. Ma ci ho provato, ma sai che boh, o sono io che sono scema e non sono capace, che può essere, eh? Ma sai che ci ho provato a fare il mirroring col programma di Samsung, ma non ci sono riuscita. Comunque, allora, siccome non si vede bene come vorrei, per il momento vi faccio vedere.